There are two streams that inform my worldview. Quindi ci sono due linee di pensiero in quella che è il, diciamo, la mia panoramica. And though their beginnings are very different, they converge. E ci sono, sorry, can you repeat? Though they start in different places, they become one. E anche se iniziano in due punti differenti, poi convergono. First is, of course, that I am part of a culture where everything is divine, everything is charged with spirit. Forse anche perché io vengo da una cultura dove tutto è divino, tutto è pieno di spirito. So in India we have 300 million divinities and there are 300 million species on the planet. E quindi in India abbiamo 300 insomma, mila milioni di divinità, tantissime divinità e anche spiriti. Blade of grass, a tulsi, a banyan tree, the Yamuna, the Ganga, the Narmada, our Himalayan mountains. There's nothing that's not sacred. Adesso forse non sarò in grado di ripeterveli tutti quanti, ma parliamo del Gange, parliamo delle montagne dell'Himalaya, tutto quanto è sacro. And even the greeting Namaste is basically I bow to the divine in you. E anche il saluto Namaste è quindi un saluto al divino che è dentro di voi. It is of course a worldview that is being undermined with globalization and consumerism, but the elements of the worldview are still there, especially in rural areas and tribal communities. E questo è un punto di vista che è stato un po' schiacciato dal consumismo e dalla globalizzazione, però è comunque ancora presente, soprattutto nelle aree rurali. And in all these years, 40 years of ecological activism, I have found that the real inspiration for people to defend a river from dam building or their forests from being destroyed by mining or their land being grabbed, at the bottom of it is a sacred relationship to the earth. E io ho scoperto che in 40 anni di attivismo ecologico, quello che è la nostra fonte di ispirazione, quello che porta avanti le persone quando i fiumi vengono inquinati oppure le foreste vengono distrutte o quando la terra gli viene portata via, è proprio quello di dare un senso, uno spirito ad ogni essere. And the second inspiration for me has been my the evolution of my mind through a quantum worldview. E la seconda fonte di ispirazione è stata l'evoluzione della mia mente secondo un principio quantistico. Which actually tells you that everything is spirit. Che attualmente ci dice effettivamente che tutto è spirito. And the material expression comes out of interaction. E che l'espressione materiale viene fuori dall'interazione. It's basically an expression of a mediation between different forces. È l'espressione di una mediazione tra forze differenti. So the world can be just waves. E quindi il mondo può essere delle onde. And then you try and observe, it becomes a particle. E poi quando lo osservi diventano delle particelle. And that means that the cutting edge of science is also telling us that everything is about consciousness. E quindi l'avanguardia della scienza ci dice proprio che tutto ha a che fare con la consapevolezza. And I prefer to use the word consciousness. E preferisco utilizzare la parola consapevolezza. Because that Cartesian divide has made a certain understanding of spirit as disembodied. Perché il divisionismo cartesiano ci ha dato una certa percezione dello spirito come qualcosa che è al di fuori del corpo. Whereas everything is charged with spirit. Mentre tutto è impregnato di spirito. The smallest of our cells. La più piccola particola. 50 trillion cells acting in intelligence to make this body. Tutte le cellule del nostro corpo agiscono insieme e creano questo, il nostro corpo. If it was just matter, we wouldn't exist. Se fosse soltanto materia, non esisteremmo.
It's the intelligence of spirit and consciousness that allows life to be expressed and maintained. È l'intelligenza dello spirito e della coscienza che ci permette alla vita di esistere e di evolversi. And I think that's the real issue that we face today, that a worldview based on materialism without the spiritual has become so anti-materialist that it is destroying the very planet through which we live. E quindi il vero problema che ci troviamo ad affrontare oggi è che in un mondo basato sul materialismo e sul distaccamento dello spirito è diventato di per sé un mondo antimaterialista. In 1906 Gandhi wrote a little book on freedom he wrote it in 1909. In 1906 he had stood up against the apartheid regime. And he wrote this book at one go on the ship from London to South Africa. E nel 1906 Gandhi ha lottato contro l'apartheid e era nel processo di scrivere un libro, l'ha scritto veramente in pochissimo tempo. It's called Hind Swaraj, but it basically is about freedom. È chiamato Hind Swaraj, però di per sé parla della libertà. And he says in it, basically talking about this, what is called civilization and this obsession with materialism. There was no word called development then. There was no word called growth, because growth was invented during the wars. E quindi parlava della civilizzazione. In quel momento ancora non esistevano parole come sviluppo o come crescita. Queste sono parole che si sono evolute, sono entrate nel vocabolario successivamente. Development was invented in 1949 by Robert McNamara. La parola sviluppo di per sé è stata introdotta in questo senso nel 1949 da Robert McNamara, che era il presidente della Banca Mondiale in quel periodo. Who basically said if we don't tell the third world they are underdeveloped, how do we make money out of them? Che principalmente ha detto se non diciamo al terzo mondo che loro sono sottosviluppati, come facciamo a farne un profitto? So we were defined as underdeveloped and we had to borrow and give money. For $1 borrowed, $3 were made. And it was such an amazing money-making enterprise. E quindi se gli diciamo che sono sottosviluppati, loro dovranno prendere in prestito del denaro. Immaginatevi che la razza era con un dollaro prestato, loro ne ricavavano $3. Quindi era praticamente una mucca da sfruttare il più possibile. So Gandhi used the term material civilization. E quindi Gandhi ha utilizzato il termine della civiltà materiale. And when he's done it very nicely as question and answers, as a child could read it. E ha costruito questo libro in un modo molto semplice di domanda e risposta, così che anche un bambino potesse leggerlo. And the part I love about it, he says, this civilization is obsessed with bodily comfort, and it fails miserably even in providing that. E una parte che mi piace molto è che questa nostra società è ossessionata dal comfort del corpo e che tuttavia non riusciamo né ad ottenerlo né effettivamente a produrlo. So if you look at all the diseases, if you look at all the depression, our bodies are very unhappy. E se guardiamo a tutte le malattie, a tutte le tipologie di depressione, i nostri corpi sono molto infelici. And one could say that a thinking that tries to banish the spirit actually even fails on materialist criteria. It's not materialist enough. E quindi anche quello di bandire lo spirito di per sé non serve al materialismo, non gli è utile, anzi, gli va a essere un detrattore. So how does this get translated into action for me? E come si traduce questo in azione per me? I think the first level of its translation is that at a time of economic collapse, which is leading to ecological collapse, the only kind of societies we can build are societies that recognize and respect the spirit in the earth, in the soil, in the water, in the plants, in the seed, in ourselves.
E quindi in un periodo come questo in cui stiamo affrontando una crisi non solo economica, una crisi mondiale, le uniche tipologie di società che possono esistere sono quelle società in cui lo spirito viene riconosciuto in tutti i sensi, nella terra, nel suolo, nell'acqua, in noi stessi. Basically, the kind of collapse we are witnessing in our times is a collapse that is based on the idea of scarcity, and then it creates scarcity. E quindi il collasso che stiamo vivendo in questo momento è basato sull'idea di scarsità, e quindi nel avere la scarsità noi in realtà la creiamo. There's a beautiful saying of the Buddha who says, generosity allies itself with an inner feeling of abundance, the feeling that there is enough to share. E quindi c'è una bellissima frase di Buddha che dice che la generosità è allineata in se stessa con il principio di abbondanza, è anche l'abbondanza che genera generosità. And Gandhi had said the earth has enough for everyone's needs, but not for a few people's greed. E Gandhi ha detto, nel mondo c'è abbastanza per i bisogni di tutti quanti, ma non per l'avidità di alcuni. All of the implications of a fragmented, divided Cartesian world makes it impossible to connect. E tutte queste implicazioni di un mondo diviso, di un mondo cartesiano, rende impossibile creare questa connessione. Whereas in a spiritual world everything is interconnected in any case. Mentre in un mondo spirituale tutto è interconnesso, sempre. And that's why compassion is a very natural thought and experience. Ed è per questo che la compassione è un sentimento così naturale. The second aspect of putting this into action is that it allows us to have the compass, to have a sense of what is the right action, what's the right thing to do. E quindi il secondo aspetto, la seconda azione, è proprio questo senso di sapere qual è la cosa giusta da fare. Because confusion is everywhere. Perché la confusione è ovunque. We've been bombarded with so many disvalues and negative values that reclaiming value then becomes very much part of sustaining life. Perché siamo bombardati così tanto da valori negativi, da valori svaloranti di per sé. E quindi il fatto di poter riacquistare, ricordare questi valori è diventata una cosa essenziale. And finally, spirited action is the only way you can act in a world of brutal power. E in ultimo, un'azione spirituale è l'unica azione che noi possiamo portare avanti in una società così violenta. Because if I'm just a body and what I am is the five things I own and a house and then they can take it away, I will be scared. Perché se io sono soltanto un corpo e tutto ciò che posseggo sono la mia casa e quei 4 o 5 oggetti, se me li portassero via io sarei terrorizzata. But if I am spirit and I'm part of the interconnected spirit of the universe, there's nothing they can take away. Ma se io sono fatta di spirito e sono connessa a tutti gli altri spiriti di questa terra, non c'è nulla di cui loro possano privarmi. So it becomes the source of the ultimate human resilience. E questa diventa la fonte principale della resistenza umana.